ragazze, benvenuti a Glossy, io sono Anna e oggi vi spiegherò quali sono i pennelli fondamentali per realizzare una perfetta base viso. Partiamo subito dalla presentazione degli strumenti più importanti. Innanzitutto, questo è il pennello migliore in assoluto che vi voglio presentare ed è il pennello stippling. Questo pennello, come vedete, è un pennello composto da due fibre, infatti si chiama pennello doppia fibra. La particolarità di questo pennello è che è composto da setole bianche e setole nere. Quelle nere sono molto fitte e quelle bianche sono un pochino più diradate. Questo è un pennello perfetto per i fondi fluidi, infatti la parte nera trattiene il fluido e la parte bianca la rilascia, in modo tale che la distribuzione del prodotto sul viso sia molto omogenea. Il movimento che andiamo ad utilizzare quando andiamo ad adoperare questo pennello è sempre un movimento circolare, quindi avremo sempre questo tipo di movimento. In realtà questo è anche un ottimo strumento per andare a sfumare la parte scura dei contouring o comunque andare ad applicare delle leggere polveri tipo blush o illuminanti. È veramente un pennello molto molto valido e io penso sia fondamentale e vi suggerisco di acquistarlo. Il secondo pennello che vado a presentarvi è un pennello da blush. Come potete vedere, la punta è arrotondata. Questo è un pennello esclusivamente per le polveri e va utilizzato sul viso in questo modo, quindi è un pennello che serve a distribuire il colore sulle guance. Il pennello successivo che vi presento è un pennello esclusivamente da terra. Come vedete, la forma di questo pennello è angolata, quindi è un pennello che va utilizzato principalmente in queste zone del viso, quindi nelle zone in cui il viso rientra, quindi è un pennello che va utilizzato con la terra e non con il blush. In genere viene utilizzato per andare a ridefinire i volumi e quindi le zone d'ombra del viso. Questo è un pennello da cipria, è così ampio perché è un pennello che va utilizzato con le polveri libere, quindi è un pennello che rilascia gradualmente le polveri libere sul viso. Non ve lo suggerisco per le ciprie compatte perché va a prelevare troppo prodotto e di conseguenza andrebbe a creare dei depositi di colore sul viso. L'ultimo pennello, ultimo ma non ultimo per importanza, è il pennello a lingua di gatto. Questo è un pennello da correttore, principalmente per correttori compatti. Assolutamente non va utilizzato con i prodotti fluidi, quindi è perfetto per distribuire il correttore compatto quando andiamo a realizzare il contouring ed è anche ottimo per andare a pulire le nostre sfumature, quindi utilizzarlo in questo modo, sia per le sfumature degli occhi e sia quando andiamo a correggere i difetti, quando andiamo a bordare le labbra e quindi andiamo ad applicare dei rossetti scuri. Ok, adesso vi mostro come pulire i vostri pennelli in maniera rapida. È importante innanzitutto lavare i vostri pennelli ad ogni utilizzo. Un segreto che vi suggerisco è quello di utilizzare per pulire velocemente i vostri pennelli e riutilizzarli subito dell'alcol puro. Io utilizzo l'alcol mettendone due dita in un bicchiere e immergendo la punta del mio pennello sporco nel bicchiere. Soltanto la punta. E faccio girare il pennello su un fazzoletto, in modo tale che il prodotto venga scaricato totalmente sul fazzoletto. La cosa assolutamente fantastica è che l'alcol evapora molto velocemente, quindi nel giro di 10 minuti voi potrete riutilizzare i vostri strumenti senza dover aspettare come se li lavaste con acqua e shampoo. Mi raccomando di immergere soltanto la punta e di far girare il vostro pennello senza spingere troppo il centro, altrimenti il pennello viene rovinato. Chiaramente è importante comunque lavare almeno una volta ogni 10-15 giorni i vostri pennelli con acqua e shampoo neutro. Ok,
Ok ragazze, questo è tutto quello che occorre sapere sull'utilizzo e la pulizia dei vostri pennelli. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Glossy. Ciao!